E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi siamo qua in una zona abbastanza bella, vicino a Costa di Serina, zona tranquilla dove posso registrare questo video. Per chi non mi conoscesse ragazzi, sono Simone, alias il motociclista solitario, ovvero il nome del mio canale, e sono un appassionato di moto, appunto, di moto e di viaggi in moto. Oggi ragazzi tratterò un argomento, penso, interessante per chi come me piace viaggiare in moto, ma anche registrare contenuti con non so, GoPro o altre action cam, e poi appunto questi contenuti magari montarli e tutto. Ovvero oggi parlerò di come appunto gestire non so, ad esempio i vari device in viaggio. Adesso vi farò vedere un po' i device che solitamente mi porto dietro, soprattutto nei lunghi viaggi, per appunto caricare e comunque registrare video e in più caricare appunto questi device. Allora, oltre appunto alle telecamere, di solito mi porto dietro due GoPro, il drone e, se capita, anche una macchina fotografica abbastanza professionale, che oggi non ho qua, però molte volte la porto, altre volte non la porto, dipende anche dallo spazio che ho. E appunto per registrare e fare tutto ciò mi porto dietro dei device. Allora, prima cosa che mi porto dietro, essenziale per i lunghi viaggi ragazzi, è questo qua ragazzi, è un caricatore delle batterie per la GoPro. Qua ce ne stanno tre e me lo porto dietro per avere sempre le batterie della GoPro cariche. Solitamente quando poi vi spiegherò come le carico, però allora se mi fermo in albergo le carico normalmente con le spine e l'USB-C. Questo è dotato di USB-C, quindi carico con le spine, mentre quando vado in campeggio e tutto mi porto dietro sempre questi, ovvero sono, di solito ne porto dietro due power bank. Questi qua sono da 20.000 mAh con ricarica anche con mini pannellino solare, però diciamo, ve lo dico subito, questo pannellino non fa miracoli, non ve lo carica del tutto, però vabbè, se siete in viaggio ve lo lasciate davanti alla borsa del serbatoio e qualcosina carica, ecco. Però diciamo non fa miracoli, e poi vi spiegherò come faccio a caricarli queste cose qua. Inoltre, fondamentale ragazzi, navigatore. Io uso questo Garmin Zumo XT, primo XT1, è uscito anche l'XT2, però per quello che ne faccio e lo uso è molto ma molto utile. Ha anche comunque tracce off-road, anche le strade bianche diciamo ve le segna, a differenza magari di altri navigatori come può essere Google Maps, che non sempre segna le strade bianche. Questo segna anche quelle, e comunque è molto utile. Se volete un video dedicato, lasciatelo scritto nel link, che magari vi porterò un video dedicato a questo navigatore. Altro device ragazzi che mi porto dietro, soprattutto nei lunghi viaggi, quando magari sto in giro una o due giornate, solitamente non lo porto, ma se sto in giro una settimana, due settimane, mi porto questo, diciamo questo qua è un Chromebook, è un mini PC, una sorta di via di mezzo tra computer portatile e tablet. E a questo ci attacco questa diciamo multiporta USB, dove appunto
finita la giornata solitamente vado a scaricare tutte le varie schedine SD dalle varie telecamere in questo SSD che mi porto dietro. Questo qua è un SSD della Samsung da 1 TB, e comunque ci sta su molta roba e ci sta su anche 2 settimane di viaggio tranquillamente, anche 3, anche di più, ragazzi. Quindi consigliatissimo, 1 TB, ragazzi, prendetelo. E vi consiglio SSD piuttosto che hard disk, perché comunque è più solido e rischiate meno di rovinarlo durante il viaggio. Cioè, questo qua non dico potete lanciarlo in terra, però comunque è più resistente rispetto a un hard disk. Quindi SSD appunto per caricare i vari contenuti che scarico appunto dalle varie GoPro. Quindi per caricare tutto ciò, ragazzi, in più c'è anche il telefonino, il cellulare, lo smartphone, che comunque ci serve per connetterci a internet, tutte quelle cose lì durante il viaggio. Per caricare tutti questi device, allora, io solitamente durante un viaggio sicuramente vi consiglio di, magari, non so, su 2 settimane, se trovate bel tempo. A me piace andare in tenda, però sulle 2 settimane, se vado sempre in campeggio, diciamo che molte volte non basta per caricare tutti i device quello che faccio. Quindi sulle 2 settimane, magari 3-4 giorni in albergo li faccio appunto per poter caricare al meglio le cose. Però solitamente quando non mi fermo in albergo e mi fermo in campeggio utilizzo questo sistema, ovvero, ragazzi, ormai le moto sono dotate quasi tutte di porta USB o porta accendisigari. La mia ha una porta accendisigari, quindi io, ragazzi, metto l'adattatore per mettere 2 USB. Quindi io metto, ragazzi, questo adattatore appunto USB a accendisigari, e cosa faccio? Attacco solitamente sempre lo smartphone, così resta sempre carico, e quando mi fermo per la notte, ragazzi, solitamente, cioè, se mi fermo anche che lo smartphone è all'80%, la notte la tira, ecco. Solitamente tengo sempre attaccato lo smartphone. In più dipende cosa devo caricare. Quindi solitamente, visto che durante la notte magari per caricare varie batterie, ad esempio GoPro eccetera, uso i power bank, oltre allo smartphone lascio attaccato anche un power bank, che così arriva comunque più o meno dopo 4-5 ore al 100%. Quindi lo lascio attaccato durante appunto il viaggio, lascio attaccato questo e lo smartphone, oppure se ho qualche urgenza di caricare qualcos'altro, magari lascio in carica, non so, le batterie della GoPro o qualche altro device. Ovviamente, ad esempio, il computer non riuscirei mai a metterlo in carica, perché nella borsa serbatoio non ci sta. Quindi carico solitamente le cose che ci stanno, ovvero smartphone o batterie GoPro, oppure i power bank. Solitamente faccio così. Poi la notte, quando dormo e tutto, uso i power bank per caricare tutte le altre cose. Quindi posso caricare il tablet, posso caricare, volendo ancora, lo smartphone, posso ricaricare le batterie della GoPro, o come altri device, non so, magari la macchina fotografica o il drone e tutte quelle cose lì.
ovviamente non si può ricaricare tutto e solitamente se ho tutti e due power bank carichi, carico un device con ogni power bank, ovvero un power bank mi carica le batterie della GoPro, un power bank mi carica il PC, oppure dipende appunto cosa mi serve. E niente, io ragazzi vi lascerò tutto in descrizione. Questo è un po' come utilizzo i device. Ecco, cosa bella dello Garmin Zoomo, che comunque io ho attaccato direttamente il supporto alla batteria e il device è sempre carico, quindi lo attaccate e prende corrente dalla batteria, quindi questo non avete problema di carica o tutte quelle cose lì. Questo è un po' come mi comporto io con le varie ricariche, ragazzi. Spero che il video vi sia interessato. Penso che è abbastanza problematico per chi come noi viaggia in moto, appunto, la ricarica di tanti device insieme, e questo è un po' come mi comporto. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale se vi è interessato questo video. Io vi ricordo di mettere anche un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.